Allora, sono qui con Solidox e voglio provare a fare la parte 1 di Model Mania del 2017, dovrebbe essere. Dunque, vado qui, poi qui lo farò apparire col video editing. Dunque, vado qui, faccio un nuovo schizzo e comincio a disegnare questi cerchi. Dunque, vado a disegnare un cerchio che è 65. Ok, poi disegnerò l'altro cerchio, che è 59, perché la distanza tipico è 59, cioè spessore 3. Poi andrò a disegnare un cerchio qua, che questo cerchio è 7, e questo deve essere control verticale. Ok, vediamo se rimane verticale. Perfetto. La distanza, a questo punto io andrò a misurare la distanza, anche era meglio un raggio, però vabbè, andiamo a crearci il 22 di raggio. Ok, e poi vado a disegnare più o meno qui, qui così, sì, posto, torno indietro e poi vado qui e vado a tirare una riga. Ok. Questo qua, control questo, deve essere coincidente, e anche questo, ah, già è coincidente, perfetto. Questo, control questo, deve essere verticale, e di queste qua deve essere 45, 45. Ok, e questo deve essere tangente, ok, e questo, control questo, deve essere coincidente. Ok, andiamo a fare anche un'entità di offset, e dobbiamo andare a fare questo. Se ho selezionato catena, deve essere sempre 3, direzione contraria. Ok, a questo punto vado a fare una ripetizione circolare su questo punto qui. Ok, vediamo se me la prende questo. Ok, l'entità da ripetere i cerchi, e ne ripeto 4. Ok, faccio ok. Naturalmente questo si sposta, andiamo a vincolare questo nel centro. Poi faccio lo stesso comando. Ok, ah, perché gli ho tolti il comando recente, no, eccolo qua, comando recente, ripetizione, vado a metterlo in centro. Vado a metterlo in centro. Ok, entità da ripetere sono questo e questo, e però sono 2. Ok, e clicco, naturalmente si sposta, vediamo se posso anche mettere questo con questo verticale. Ok, a questo punto, sì, però il problema è, dopo questo qua verticale mi creerà problemi. Cioè, se dovessi fare la seconda, creerà problemi. Vabbè, ok. Andiamo a metterlo comunque. Facciamo verticale con questo, o se no, questo facciamo con questo. Vabbè, non è l'ottimum. Andiamo a metterlo in centro. Vabbè, a questo punto dovrei avere praticamente tutto. Sì, mi sposto, chiudo lo schizzo, ok, vado qui, tasto, strumento di selezione dei contorni, ok, e vado a cominciare a creare il contorno. Dunque porterò su questo, col control questo, poi questo e questo qua, questo. Sbagliato, selezionato male. Allora, vi faccio strumenti di selezione dei contorni, questo col control questo e questo. Ok, lascio andare, mi sposto e vado avanti. Non so, no, è di 15 che devo andare avanti. Vediamo, 15, perfetto. A questo punto sono ancora nell'ambiente Instant 3D. Vado a prendere questo, control questo, control questo, control questo, e lo alzo di 3. E vado ad alzarlo di 3. Ok, questo sono alzato, mi sposto qui, questo, vado giù e vado giù di 12.
ero già lì, 12. Ok, a questo punto vado a fare i raccordi, questo raccordo, ok, 2, metto anche questo qui, clicco qui e vado a prendere questi qua. Ok, mi giro, clicco qui e poi clicco qui. Ok, dovrebbe essere a posto. Faccio vedere l'accordo, lo coloro di rosso e vediamo se è a posto, dovrebbe essere tutto a posto come il disegno. Andiamo a valutare proprietà di massa lì, 130,94, e dunque ho sbagliato qualcosa. Andiamo a controllare cosa ho sbagliato, 7 mm questo 7, vediamo da qui a qui 15, da qui a qui 3, dunque ci siamo. Ah, mi sono dimenticato, oh, il foro centrale, mi sono dimenticato. Vabbè, posso farlo dopo, ma voglio vedere cosa viene fuori facendolo, dovevo farlo prima, 17, cos'è? 16. Vediamo cosa viene fuori facendo così. Viene bucato e dunque viene giusto, l'ho messo, viene perfetto. Andiamo a valutare e è 126,57 che è perfetto. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.